Amici, amiche, ben ritrovati. Si era da un po' che mancavo dal panorama del web, YouTube e tutto quello che concerne un po' la realtà virtuale. Però, come potete vedere dal video, nuova casa, trasloco e soprattutto la possibilità di poter fare una gaming room come ho sempre sognato da tanto tempo. E quale miglior momento se non aggiornare la mia postazione di guida con questo bellissimo volante della Thrustmaster, che è una riproduzione fedele 1 a 1 della mitica Ferrari di Fernando Alonso. È vero che il volante è un po' datato, ma lo ritengo, per il mio T300, forse uno dei volanti più belli e affascinanti che la Thrustmaster ha fatto. Quindi, come collaudare questo volante se non con il simulatore più chiacchierato, blasonato e per assurdo una chimera per tanto tempo, da quando è stato annunciato era sparito un sacco dai radar, finalmente arriva in open beta? Sto parlando di Rennsport. Sì, perché Rennsport è un simulatore che promette ovviamente tutte le migliorie del caso, ma la domanda che noi ci poniamo è, in questo open beta, i ragazzi di Studio Competition Company, in collaborazione, se non ricordo male, con uno studio polacco, Teion, riusciranno a mantenere le promesse dopo tanta attesa e una closed beta che comunque non aveva i migliori dei voti? Ma la domanda che ci poniamo è, Rennsport gira in realtà virtuale? Vi rispondo già subito che la cosa è possibile. Prima di tutto, come scaricare Rennsport, che vi ricordo è gratuito per tutti, basta andare sull'Epic Store, scaricando ovviamente il launcher. Una volta entrati in Epic Store, digitate Rennsport sulla barra di ricerca, lo potete scaricare gratuitamente, loggerete, farete il vostro account e potrete giocare direttamente, gratuitamente, alla versione open beta appunto di questo simulatore. Come lanciare in realtà virtuale? Basta andare nella gestione della vostra libreria di Rennsport, nelle applicazioni di lancio dovete digitare la parola -vr, salvare, chiudere e lanciare il gioco e vedrete che Rennsport si avvierà su tutti i dispositivi di realtà virtuale. Il gioco vi dico subito che l'ho trovato già ben realizzato, anche una companion app fatta discretamente bene che vi permette di iscrivervi e registrarvi alle competizioni online, perché il gioco si basa puramente sulla competizione online, con tutta una leaderboard, classifiche, safety rating, tutto quello che può essere ormai lo standard dei giochi competitivi del sim racing. Vi dico subito che le modalità grafiche di Rennsport, per quanto sia un open beta e sia ancora totalmente in fase di sviluppo della realtà virtuale, funzionano già discretamente bene. Ho fatto sia una prova con tutti i dettagli al minimo, non sono stato molto a guardare i dettagli o andare a vedere quali accendere e quali abbassare. Ho fatto una prova tutto al minimo e tutto ad alto. Ed ecco qua, vi farò vedere già le due differenze. Nelle settaggi VR sono andato a toccare giusto un paio di cose, ma nulla di che, ve lo lascio a schermo così se volete potete essenzialmente copiare la mia configurazione. Una volta entrati in VR, poi si deve andare nella sezione gameplay, nella sezione in cui c'è la camera all'interno della macchina, qual è la visuale all'interno del gioco, scusate, e mettere la visuale VR. E qua arrivano subito i primi problemi, perché la realtà virtuale non è implementata al 100%, anzi, diciamo che è veramente in fase sperimentale, quindi ogni macchina ha una sorta di sua centratura. Mi sono dovuto ritrovare ogni volta a ricentrare la visuale, abbassando, roteando, in modo che per ogni macchina la visuale fosse sempre centrata all'interno dell'abitacolo. Il che non vuol dire che dobbiamo settare il tasto ricentra visuale, perché comunque è proprio di default. Se non la sistemiamo, magari viene proiettata o fuori dalla macchina o sull'altro sedile, come spesso mi è capitato. Come vedete, però, la realtà virtuale funziona egregiamente. Io ho una 3070 Ti, un i7 1770 con 16 GB di RAM. Il gioco gira tranquillamente sia a dettaglio minimo che a dettaglio alto, non c'è tutta questa grande differenza con un Quest 3. Dove sta il punto? Rimane un simulatore veramente ben fatto. Il force feedback è uno dei suoi più grandi punti di forza e chiaramente il gioco ha delle caratteristiche simulative davvero niente male. Ma sbrogliamo subito il nodo, il nocciolo della questione, perché una volta visto che la realtà virtuale funziona discretamente bene, a parte qualche HUD da risolvere perché è veramente invasiva, il gioco però non vi permette di andare a competere online in realtà virtuale per adesso in questa versione open beta. Sì, perché se provate a cliccare sulla tabella delle competizioni online in realtà virtuale, il gioco si frizza. Non è possibile partecipare online in questo momento con la realtà virtuale. È possibile fare invece il team attack o creare una sessione personalizzata. È un po' lo stesso problema che si è rivelato
nella Early Access di Le Mani Ultimate, con la differenza che almeno Rainsport è gratuito, quindi ha anche un senso poterlo provare. All'interno del pacchetto di Rainsport potete trovare già la possibilità di acquistare vari pacchetti di Founders Edition. C'è il Founder Pack, appunto, che costa più di tutti, vi dà la possibilità di avere due ticket per due auto con delle livree dinamiche statiche, vari badge e la possibilità di avere il vostro nome tra i fondatori all'interno dei vari tracciati. Pacchetto Founder invece minore, una macchina, e una livrea, i vari badge e il vostro nome su alcuni cartelloni pubblicitari all'interno del gioco. E poi c'è il Founders Pack basilare. Tutti questi tre Founders Pack vi danno la possibilità di accedere al Nürburgring Nordschleife. Quindi questa è l'offerta che già viene data all'interno di Rainsport, condivisibile o meno, questo poi sarete voi a deciderlo. La Companion App è molto buona, vi dà la possibilità appunto di decidere come e quando iscrivervi alle competizioni, e devo dire che tutto sommato si trovano molte persone. Ci sono competizioni per ogni tipologia, per ogni varietà, a ogni ora. Ci sono già i campionati, come potete vedere, all'interno di tutto. È già abbastanza configurabile, il gioco funziona molto bene. Uno dei pregi che ho trovato in questo Rainsport è il sonoro. Raga, il sonoro mi gasa tantissimo. Come avete potuto sentire, in questa gara a Daytona veramente il sonoro mi riempiva tutto l'abitacolo. Poi realtà virtuale, l'immersività ovviamente ne guadagna tantissimo. Quindi funziona Rainsport in realtà virtuale? Sì, ma in questo momento lo potete giusto solo testare, perché appunto, come detto prima, il più grande limite di questa open beta di Rainsport in realtà virtuale è che online in questo momento io non ci riesco a giocare. Se voi trovate il modo, scrivetemelo nei commenti. Però, tenendo conto che è gratuito, il gioco comunque merita. La simulazione ha un ottimo livello. Il force feedback, ragazzi, vi posso garantire che è qualcosa di strepitoso. Se bloccate la gomma, la spiattellate, avete il volante che vi trema per tutto il resto della gara. Quindi su questo punto devo dire che il gioco è veramente ben fatto. Ho fatto delle gare non in VR ovviamente, ma su schermo flat, e mi ci sono divertito moltissimo, perché varia da, come sempre, da piloti in erba a piloti veramente veramente bravi. E man mano che voi andrete a concorrere diventerete sempre più bravi, e il gioco vi splitterà nelle categorie sempre più adatte a voi. C'è tutto un sistema di ranking che salirete di livello di reputazione, e questo vi darà accesso sempre più a delle competizioni maggiori. Quindi, in attesa e fiducioso che Rainsport possa andare avanti bene, come ce lo sta mostrando in questa open beta, con una VR che, se implementata in questo modo già fin da ora, comunque è soddisfacente, quindi presumo che prima o poi i problemi verranno risolti. Quando poi sarà accessibile anche in realtà virtuale, ragazzi, sicuramente sarà un altro gioco da tenere sott'occhio, sicuramente installato nei nostri computer. Volete provarlo? Con la scusa che è gratis potete farlo senza alcun problema. Fatemi sapere cosa ne pensate voi di Rainsport qui sotto nei commenti. Spero vi sia piaciuto questo mio ritorno su YouTube, il panorama del web in realtà virtuale. Raga, iscrivetevi, campanella, like e quant'altro. Aggiungetemi, perché il mio obiettivo è giocare insieme a voi. Bella a tutti, ciao da Lucardi.